Un accordo con la spin-off coordinata anche dal gruppo del professor Dugo e stiamo già cominciando la produzione. È stato un po' difficile reperire l'alcol, ma anche grazie alla collaborazione con alcune aziende nell'ambito della provincia di Marsala siamo riusciti a ottenere l'alcol, il glicerolo e uno stabilizzante che sono i principi fondamentali per realizzare la mochina. Da oggi è cominciata la produzione, vedremo come distribuirla. Ovviamente Noi non intendiamo vendere la mucchina, ma distribuirla a chi ne ha bisogno, dando priorità ovviamente agli ospedali e poi alle nostre strutture e successivamente poi alle associazioni di volontariato. Ci troviamo nel laboratorio Parlab presso l'ex facoltà di veterinaria a Messina. All'interno di questo laboratorio abbiamo apparecchiature per l'analisi di ogni tipo, sia sugli alimenti sia sull'ambiente, è un laboratorio di microbiologia e di chimica delle fermentazioni. E già precedentemente abbiamo preparato delle creme per cui avevamo una certa esperienza per quanto riguarda l'uso dei gelificanti. In questa situazione, diciamo, grave per l'assenza di disinfettanti, di igienizzanti per le mani e per le superfici, ci siamo subito sollecitati dal rettore Salvatore Cuzzocrea, attivati con tutto il materiale che avevamo all'interno della nostra struttura per preparare delle miscele secondo la ricetta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che prevede già di base l'uso di alcol etilico fra il 60 e l'80%, di acqua ossigenata al 3% e di glicerina. Noi avevamo una buona riserva soprattutto di acqua ossigenata molto concentrata e che ci permette di preparare parecchi litri di igienizzante. Ci siamo procurati l'alcol, avevamo piccole quantità di gelificante, abbiamo recapitato sul mercato della glicerina e abbiamo iniziato ad effettuare 8 giorni fa delle prove. Assisteremo ad alcune fasi della preparazione del gel igienizzante mani, che viene effettuata, come potete vedere, sotto cappa per motivi di sicurezza e che soprattutto trova la ragione della sua funzionalità nella formulazione. Infatti, affinché il gel igienizzante mani possa esplicare la sua funzione di disinfettante, è necessario che possegga una quantità elevata, parliamo superiore dell'83%, in percentuale di alcol etilico al 96%, per cui ugualmente, diciamo, rilevanti sono gli altri ingredienti della formulazione, l'acqua ossigenata ed il glicerolo al 98%, che vengono, come potete vedere, aggiunti in questo cilindro per poi essere, una volta preparati nella loro totalità, diciamo, di volume, essere addizionati alla miscela gelificante, che serve non tanto ad esplicare l'azione disinfettante, che, come dicevo, è unicamente affidata all'alcol etilico e all'acqua ossigenata, ma a dare la consistenza di gel al nostro prodotto finale. Ecco, questo è il momento in cui la soluzione disinfettante viene aggiunta e quindi posta in rotazione e quindi in fase di mescolamento alla soluzione addensante o gelificante.